Oggi vogliamo chiudere queste nostre puntate di riflessione in compagnia di Teresa di Lisieux e la sua preghiera pratica, la sua preghiera semplice, evidenziando una delle qualità più importanti che hanno caratterizzato tutta la sua vita orante, cioè la preghiera per i peccatori. Cercando nei libri, in Storia dell'anima, ma anche in altri libri di Teresina di Lisieux, sono piene di pièce teatrali, sono piene di preghiere molto belle, ma le più significative, a mio modo di vedere, sono quelle per i peccatori, o meglio con i peccatori. Teresa, leggiamo in Storia di un animo, a un certo punto sa della sua imminente fine. Viene a conoscenza che di lì a poco morirà. Ma questa notizia non la scoraggia affatto, anzi in lei emerge tutta la gioia per questo incontro con il suo sposo tanto desiderato, per il suo andare in paradiso. E le dice che in quel periodo godeva di una fede, ecco qui, viva e chiara, una fede forte, viva e chiara. Ma che cosa succede? Teresa dice che il buon Dio a un certo punto permise qualcosa che cambiò tutto. Permise alla sua anima, il buon Dio, di scendere nelle tenebre più fitte. Teresa vive quello che normalmente si definisce la notte dello spirito. E queste tenebre in lei sono in un certo senso rese ancora più fitte e dolorose dalla voce dei peccatori, questi peccatori che la prendono in giro, che la scoraggiano e che le dicono, dice, la morte non ti condurrà nella luce, ma piuttosto in una notte ancora più profonda, la notte del nulla. Bene, questa esperienza così forte di dolore, questa notte dello spirito trasforma la vita e la relazione di Teresa con Dio, ma anche la relazione con i peccatori. In che senso? Teresa, che soffriva tanto soprattutto per coloro che negavano Dio, quindi per l'ateismo che era imperante ai suoi tempi, Teresa a un certo punto comprende che ella non doveva solo pregare per i peccatori, ma doveva pregare con i peccatori. E nella libertà del suo spirito, così come dice padre Paul Brendan Murray, questo teologo domenicano irlandese, lei in un certo senso esce in maniera ideale dal chiostro, fuori dal Carmelo, e evidenzia la sua preghiera con i peccatori immaginandola come una tavola. A questa tavola a cui lei è seduta insieme a peccatori e non credenti che lei definisce suoi fratelli. E alla fine lei prega così. Ma Signore, vostra figlia che ha capito la vostra luce divina vi chiede perdono per i suoi fratelli, accetta di mangiare per quando lo vorrete il pane del dolore e non vuole assolutamente alzarsi da questa tavola piena di amarezza dove mangiano i poveri peccatori prima del giorno che avete stabilito. Che grandezza! Mangiare il pane di dolore e stare con i peccatori per soffrire con loro, ma anche per aiutarli a convertirsi. Ma non può che dire a suo nome, continua questa preghiera Teresa di Lisieux, e a nome dei suoi fratelli, abbiate pietà di noi, Signore, perché siamo dei poveri peccatori, e lo siamo tutti, dei poveri peccatori. Noi ci vediamo domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti!